No, non è andata esattamente così. Non è andata esattamente così. L'operatore ha fatto presente come quell'area fosse un'area inclusa nell'ordinanza per quanto riguarda il divieto di bivacco, ok? Non ha minimamente ricondotto l'attività che i volontari stavano espletando al bivacco, ma gli ha solo detto che probabilmente sarebbe stato opportuno un confronto ulteriore per verificare dove era più opportuno porre in essere quel tipo di attività, se lì o altrove, anche perché voi capite che il singolo operatore su strada non ha nemmeno gli strumenti per riuscire a maneggiare fino in fondo quella che può essere un ragionamento più ampio portato avanti dall'amministrazione in relazione ai luoghi più idonei per dare l'assistenza opportuna a questi soggetti. Ma non ho detto che se la sono inventata, è affatto.